Sindaco, la decisione di giocare in campo neutro a Teramo questo derby? Ma è stata una decisione saggia che abbiamo accolto assolutamente con favore. Ringrazio le due società che hanno collaborato affinché si giocasse al Bonolis, per far sì che si possa, insomma, assistere a una partita in sicurezza. Qualsiasi altra struttura sarebbe stata complessa da gestire sull'ordine pubblico, perché le vie per arrivare alle strutture che erano state ipotizzate, quindi Pescara, L'Aquila, sono percorsi praticamente identici per le due tifoserie. Quindi va bene giocare al Bonolis, perché la prima cosa è l'ordine pubblico, e poi, insomma, abbiamo lo stesso numero di biglietti con le due società e sono convinto che sarà una bellissima giornata di sport come la partita dell'andata. Ecco, grande rivalità tra le due società, tra le due squadre, ma deve essere soltanto una bella giornata di sport. Sì, il messaggio, ma questo deve passare. C'è tanta rivalità, ma c'è tanto sfottò, ma si deve limitare a questo. È il messaggio che abbiamo fatto passare anche dalla prima partita di campionato, ma è anche il messaggio che sia io che il sindaco di Teramo lanciamo ogni qualvolta ci viene posta questa domanda. C'è rivalità, c'è sfottò, ma ci limitiamo a quello. Io ho assistito alla partita a Teramo in tribuna in assoluta tranquillità e sicurezza con mio figlio, e sono convinto che Gian Guido potrà venire con la sua famiglia a vedere la partita giornata in sicurezza, e questo deve essere il messaggio che noi lanciamo.